è arrivato il momento di cambiare, così non si può più andare avanti. Città troppo sporca, servizio che non è tale quanto richiesto dai cittadini e dallo stesso ente. Il comune di Pagani, uno degli ultimi che conserva la gestione per la raccolta dell'immondizia col consorzio di Bacino, in fase di liquidazione ormai da mesi, sta facendo di tutto per modificare la situazione, passando all'azienda individuata per la nuova gestione, la San Valentino Servizi. Alcuni intoppi tecnici per ora hanno frenato la situazione, ma l'assessore Palladino annuncia che si sta cercando di risolvere positivamente la vicenda, specie dopo gli ultimi incontri che ci sono stati tra le parti. C'è un rapporto ormai da svariate settimane con il Comune di San Valentino Torio, che ha recepito la nostra richiesta per quanto concerne l'espletamento del servizio in forma associata tra enti, e servendosi del braccio operativo che è la San Valentino Servizi per effettuare il servizio di smaltimento, trasporto e spazzamento anche nella città di Pagani. Stanno proseguendo nel loro lavoro i vertici della San Valentino Servizi per quanto concerne la redazione del piano industriale per la città di Pagani, che poi dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale, che è supremo in questo caso. Sarebbe un passaggio di categoria per la San Valentino Servizi. Certo, sarà un passaggio di categoria perché si andrà in un'altra fascia, quindi si supereranno i 50.000 abitanti, e quindi dovrà essere poi eseguita una nuova fase di accreditamento presso l'albo gestori nazionali ambientali per quanto concerne la fascia di popolazione che dovrà servire questa società, perché si supereranno i 50.000 abitanti tra Pagani, San Valentino e Sant'Egidio, e quindi poi avverrà questa fase dopo che i consigli comunali di Pagani, di San Valentino e anche di Sant'Egidio a quel punto si saranno pronunciati in merito al servizio da espletarsi su Pagani.